Un ennesimo libro che parla di vendite, o forse no. L'arte di vendere in realtà è un libro che ha elementi peculiari difficilmente riscontrabili in precedenza su questa tematica. La vendita oggi, mai come in questo periodo, è basata fortemente sulla capacità del venditore di costruire rapporti fiduciari. Per questo dedichiamo un intero capitolo del libro, il primo, non a parlare di tecniche di vendita, ma a capire come si crea un rapporto di fiducia con i propri clienti in grado di creare relazioni che durano un'intera vita. Questo ha un valore economico naturalmente per il venditore ed è la base per un suo lavoro professionalmente eccellente. Il libro poi ovviamente affronta altri temi che sono essenziali per fare un buon lavoro sul campo. Quali sono le competenze del venditore? E come affrontare al meglio le tecniche di vendita, dalla fase di apertura della vendita, anzi prima ancora la fase di preparazione dell'incontro con il cliente, fino alla fase di chiusura della vendita e ai follow-up successivi. Tutto questo è tecnica di vendita. Abbiamo poi deciso di dedicare un capitolo, non potevamo farne a meno, agli aspetti tecnologici della vendita. Oggi costruire contatti con tanti, tantissimi potenziali clienti presuppone anche competenze di tipo tecnologico. Per questo abbiamo deciso di creare una parte, una sezione di questo libro dedicata esclusivamente all'acceleratore tecnologico quale base essenziale per fare un buon lavoro di vendita. Ed infine l'ultimo capitolo. Il bravo venditore, colui il quale ottiene risultati sopra la media, abbondantemente sopra la media, non dispone solo di grandi tecniche, ma anche e soprattutto di grandi strategie. Riuscire a capire, a controllare, ad organizzare il proprio portafoglio clienti, individuare strategie corrette per le varie tipologie, i vari segmenti di clienti, è oggi alla base. Non c'è niente di più frustrante di trovare un venditore con grandissime tecniche, ma che sbaglia strategia, che va sui clienti sbagliati, che sbaglia i tempi di contatto. Ecco il perché dell'ultimo capitolo. Ma il vero valore di questo libro è la completezza di strumenti a supporto. Strumenti che permetteranno di lavorare su se stessi giorno dopo giorno, migliorando costantemente le proprie performance. Quindi buon lavoro, buona vendita naturalmente, e mi raccomando, gustiamoci anche i video formativi che trovate qui sul sito artedivendere.it.